non faccio uno studio materie dove è facile trovare lavoro, studio lettere moderne, quindi però sono ottimista. Bene, male. Cerco di essere ottimista. Io purtroppo ho 25 anni, uno più di te, e sono sempre meno ottimista. Ah sì? Sì. Usa il video? Sì. Ah, non lo metti in TV, quindi. YouTube? No. Come no? È bello invece, no? Un ottimista e una pessimista. Confronto. No, aspetta, un confronto adesso, dai. No, pessimista. Venite in avanti, venite avanti. Ma non bisogna essere pessimisti, bisogna essere sempre ottimisti. Hai ragione, però più che il là che vado, meno fiducia mi dà questo paese. Però devi essere purtroppo ottimista. Ah, infatti vado, mi trasferisco a Londra tra poco. Ah, allora, quindi lì funziona con la meritocrazia, cosa che più non c'è. Se voglio trovare un lavoro a Londra e ho lavorato 10 anni nei ristoranti, lo trovo, qui no. Lo so, purtroppo è così. Purtroppo è una situazione difficile. Tu si trovi un ragazzo giusto? Eh? Sei un ragazzo esigente, schizzinoso, giusto? No, io mi accontento, sono contento se la gente si ribella alla casta, però alla fine non, cioè, sono un ragazzo modesto, non voglio, anche se mi laureo in lettere sarei disposto anche a fare il bidello, già fatto, mi sono iscritta. Ma non aver paura che te ti fai un culo sia a laurearti in lettere e la massima aspirazione che puoi avere è fare il bidello. Non te lo dico per scoraggiarti. Quindi però alla Fornero cosa rispondete? Che potrebbe essere un po' più politica e meno dovrebbe, secondo me dovrebbe, meno mafiosa e più politica. Sì, dovrebbe. La realtà è diversa. La realtà è molto diversa dei giovani. Che pensasse a suo figlio? Eh? Che pensasse a suo figlio? Perché? Se ce l'ha, io non lo so se ce l'ha. Ce l'ha uno che già percepisce una buona rendita. No, io mi auguro che noi giovani, il futuro per noi giovani sia un futuro migliore nei prossimi anni. Questa è la speranza che, insomma, che ho io come tutta la mia generazione. Quindi tu il futuro lo vedi da ottimista, cioè sì, la pensione sì. Arriverà. Spero di vivere fino a 110 anni. Non c'entra quando. No, così avrai 10 anni di pensione. Allora scusami, eh. No, sicuramente non sono ottimista. Se la mia compagna nel senso di partito, che perché è comunista anche lei, no? Fosse al posto della Minetti, percepirebbe. Avrei fatto molti meno bocchini della Minetti perché ho una dignità, scusa. Mi pazienza, scusa il termine, no, volgare. Io dico che purtroppo la situazione è critica, però io mi auguro e prego che qualcosa succeda di positivo, cioè che l'Italia. E quant'è che studi? Io sono uscito dalle superiori, ho cominciato l'università. Subito, quindi sono. No, sì, subito. Ho fatto dalle elementari fino ad ora sono. Sono 19 anni che studi. Te pensa che se ne parlava proprio adesso questa egregia Nicole Minetti a 27 anni, quindi ne ha 3 più di te, è andata in pensione 1300 euro al mese, cosa che io per esempio non avrò mai, lo so. E che ti auguro tu potrei avere, te lo auguro. Grazie. 1300 non euro di neanche io, sono come tutti i giovani. Però sì, è vero, però se uno dei giovani poco fancazzisti che si dà da fare studia, sì, quindi probabilmente è vero. La speranza che c'ho io è che ci sia un futuro per te, diciamo che sì, è difficile la situazione, me ne rendo conto, è difficile. Io c'ho un amico mio che lavora in miniera, no, in miniera lavora da operaio, però gli danno uno stipendio, quindi è una situazione difficile. Operai precari. Un ragazzo laureato è uscito su Facebook con la scritta: sono laureato in archeologia e consegno pizza alla Fornero. Consegno pizza. È così. Purtroppo va così. Io spero che una volta toccato il fondo si risalga. Tanto più in fondo Dio sì. E tu pensi che ci sia fine al peggio? No. La fine al peggio ci sarà quando l'Italia si rivolterà.
ma sì. la rivolta. Compresi i signori in divisa, sì, che invece di sfilare davanti si girano, entrano nei cortei e sfilano con noi, perché c'è anche le sue dipensioni a rischio. Sì, sì, e i suoi figli anche, i loro figli anche. Lo so, purtroppo non ci sia, non ce ne rendiamo ancora tanto bene conto. Vabbè.